Innanzitutto credo che una giornata così di sport, bella e piacevole, da praticamente da portare al campo comunale qua di Cariati tantissimi cittadini, io credo che principalmente bisognerebbe partire da un meritato applauso per tutti quanti noi, per la bellissima diciamo ricordo di questi anni trascorsi da ragazzo che praticamente iniziava su questo campo, e mi fa piacere finire da dove sono partito. Mi fa piacere che gli amici di 20 anni fa sono rimasti gli stessi, anzi sono cresciuti, e mi fa piacere che ora una giornata veramente partendo dal più giovane finendo al ragazzo più giovane oggi ha vinto credo soprattutto il calcio cariatese, che nonostante tutte le difficoltà non vuole morire, quindi questo penso che sia un motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Lo sosterrò ancora di più, e il calcio cariatese ha bisogno di tutti, e tutti quanti abbiamo bisogno anche che i nostri figli possano seguire queste orme, perché purtroppo il calcio, purtroppo o per fortuna, il calcio a Cariati ha un significato importante, quindi questo lo dobbiamo sapere tutti, ne dobbiamo tenere a cuore tutti, perché il calcio cariatese ha fatto storia, continuerà a fare storia, a differenza delle categorie, terza, seconda, prima, a differenza delle squadre, una, due, tre, io spero ce ne siano 10 squadre cariatesi, non 2, ce ne dovrebbero essere 10, come ci dovrebbero essere 10 centri sportivi, 8 scuole calcio. Il calcio cariatese per i nostri bambini, per il nostro futuro, ha bisogno di far giocare questi ragazzi. Io ringrazio personalmente, io non ringrazio mai nessuno perché sennò potrei essere di parte, però 2 persone le voglio ringraziare, naturalmente, anzi non le ringrazio, ringrazio tutti, ma soprattutto coloro che hanno avuto la bellissima idea di iscrivere le 2 squadre al campionato partendo dal basso, perché ricordatevelo, soprattutto mi fa piacere che in queste 2 squadre, tra l'altro il 9 c'è anche il derby, per me non è il derby, per me sono amici cariatesi che giocano, fanno una partita e hanno l'occasione per dimostrare ancora una volta che il calcio cariatese è fatto con dei principi sani, veri, che hanno dato l'opportunità a tanti come me di avere fortuna sotto questo punto di vista. Dobbiamo crescere nella speranza che qualche ragazzo di questo possa diventare un giorno prima un grande calciatore della Cariatese e poi avere la fortuna di poter ambire a traguardi più prestigiosi. Quindi complimenti a quelli che stanno permettendo oggi di non far sparire e morire il calcio cariatese. Bravi. Sulla spiaggia nei pressi del bar Leonardo i ragazzi lo aspettavano e lui, senza deluderli, faceva sempre la solita partita a calcio facendoli felici. Di lui ci sarebbe da dire molto, ma diciamo solo che è un campione del calcio e della vita. Noi, gli organizzatori e tutto il paese, gli auguriamo insieme alla sua famiglia tanta gioia, tanta serenità, felicità e tanta tanta salute. Grazie per aver portato in alto il nome di Cariati, grazie per tutto quello che fai. Viva Vittorio Tosso, viva Cariati, un applauso. Silenziosa, però lo vuole fare in maniera aperta, e c'è un grande progetto assai ambizioso al quale l'amministrazione comunale ha dato la disponibilità di affidare a Vittorio questa struttura sportiva e di renderla fruibile in maniera decorosa, adeguata a tutti quelli che sono gli sportivi di Cariati. L'amministrazione ha dato già il via, stiamo aspettando i prossimi giorni per concretizzare questa iniziativa che darà tanto al calcio di Cariati e soprattutto metterà a disposizione di tutti i nostri ragazzi, di tutti i nostri giovani, quella che è la grande esperienza che Vittorio ha maturato fuori da Cariati in tutti i campi che ha, sui quali ha giocato in questi anni, a disposizione di tutti i nostri ragazzi, per fare in modo che possano esserci negli anni futuri tanti altri Vittorio Tosto della nostra comunità, che potranno, così come ha fatto lui in tutti questi anni, portare alto e fare onore al nome di Cariati in tutta Italia e io dico anche fuori dall'Italia. Quindi grazie Vittorio, grazie agli amici dell'Associazione Il Cavaliere, un saluto alle famiglie Rizzo e alla famiglia Pignataro e un ringraziamento a tutti voi. L'augurio di buon anno dell'amministrazione comunale, con l'auspicio che possa essere un anno migliore per tutti quanti.